Se entriamo in relazione con Dio nella preghiera, una delle cose che emergono mentre preghiamo è la consapevolezza delle nostre povertà, del nostro limite, della nostra fragilità. E possono accadere queste cose. Sentendoci profondamente peccatori, indegni di stare davanti a Lui, ci facciamo queste domande. Come posso pregare se non riesco a essere fedele alla Sua volontà? Se lo tradisco? Se di fatto la Sua volontà e i Suoi comandamenti non sono punti di riferimento solidi che determinano poi le mie scelte, il mio cammino? Pensiamo che sia molto più onesto cercare di compiere prima sostanziosi cambiamenti in noi, di cancellare i nostri peccati prima di rivolgerci a Lui nella preghiera. Crediamo che fondamentali siano i nostri sforzi di conversione e santificazione per arrivare poi a essere degni di presentarci davanti a Lui. Ci troviamo però anche a constatare che il risultato più evidente di questo modo di pensare e di agire è un progressivo allontanamento dal Signore, una spiritualità che non possiede più alcun tratto di entusiasmo, di leggerezza e di serenità. Oppure accade che mentre percepiamo la nostra povertà, insieme e subito si fa avanti forte la consapevolezza della tenerezza di Dio. E vincono in noi alcuni brani della Scrittura che ci ricordano il volto paterno, materno di Dio. La gioia che avvolge Dio quando un peccatore si pente. E allora ci capita di percepire come ogni volta che preghiamo, mentre siamo nel peccato, facciamo anche l'esperienza dell'abbraccio del Padre misericordioso. Infine può capitare questa cosa, che la consapevolezza del nostro peccato è un buon ingresso nella preghiera, cioè ci serve per essere davvero pronti a incontrare Dio nella sua verità più profonda, che è essere amore, misericordia, offerto chi è nel peccato. Quindi la consapevolezza della nostra fragilità è utile per introdurci bene nella preghiera. Un altro piccolo passo. Come scrive Paolo nella lettera ai Romani, in noi c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. E nella preghiera di fatto chiediamo a Dio il dono di non abbandonarci nella tentazione e di liberarci dal male. E abbiamo sempre il diritto di pregare, anche quando siamo colpevoli, anche quando siamo caduti in basso e siamo immersi nel peccato. Anche quando non riusciamo o non abbiamo il coraggio di rompere con il male che facciamo, possiamo sempre pregare. Anche nel peccato possiamo lodare il Signore per la sua grandezza, le sue opere, e chiedere che nonostante non facciamo la sua volontà, venga il suo regno. E possiamo anche continuare a pregare per gli altri. E possiamo chiedere a Lui tutta la forza che ci serve per compiere finalmente ciò che Lui vuole. O che nasca in noi il desiderio di domandargli questa forza. Noi siamo orgogliosi, troppo orgogliosi, e troviamo a volte umiliante chiedere di desiderare di essere guariti e liberati dal nostro male. Ma invece è giusto farlo, perché Dio non è orgoglioso e asseconderà sicuramente questa nostra preghiera. Signore, ti chiedo il desiderio, che il desiderio di essere capace di vivere la tua volontà prenda sempre più corpo dentro di me, e che desideri davvero di essere da te guarito. La parabola del pubblicano e del peccatore che pregano nel Tempio ci ricorda che è indispensabile l'umiltà nella preghiera. È indispensabile alla preghiera del peccatore, in particolare l'umiltà, che significa avere la semplice conoscenza del proprio peccato, la confessione del proprio peccato, la condanna che esprimiamo da noi stessi del nostro peccato e il dispiacere del nostro peccato. L'umiltà è molto meglio della disperazione, che ci porta magari a non presentarci davanti a Dio o nel chiedere a Dio di allontanarsi da noi perché non ne siamo degni. L'umiltà è metterci davanti a Dio nella nostra verità,
mostrandogli le nostre piaghe, le nostre ferite, ma anche le nostre macchie, appunto i nostri peccati, la nostra fragilità. Ed è il primo passo verso la nostra purificazione e santificazione. Un altro aspetto che possiamo considerare della preghiera del peccatore è che qualche volta la fatica di pregare ha a che fare con il nostro peccato. L'aridità a volte è una parola del Signore rivolta proprio all'uomo che peccatore sceglie comunque di pregare. È un suo invito a provare a ricercare nella vita ciò che non va, ciò che il Signore vorrebbe da noi e che noi non riusciamo a vivere. L'aridità è un segno che Dio ci vorrebbe diversi in qualche aspetto della nostra vita. E allora bisognerebbe esaminare la nostra vita, ma in particolare la nostra vita di carità. Ecco, se non siamo accoglienti, servizievoli, buoni con gli altri, se non testimoniamo agli altri quello che abbiamo intravisto dell'infinita bontà di Dio, questo spiegherebbe l'assenza del sentimento della sua presenza e del suo amore nella nostra preghiera. Ama tanto, ama tutti, sforzati di avvicinare coloro che ti stanno antipatici, prova ad aiutarli nelle loro difficoltà e diventerà più facile pregare, perché Gesù considera come fatto a lui stesso ciò che noi facciamo per gli altri. La fatica e l'aridità nella preghiera ci inducono a lasciarla qualche volta, per tornare a fare ciò che ci viene più facile, che ci fa sentire meno impotenti, incapaci, poveri. Si torna a fare ciò che ci gratifica e ci fa sentire vivi e importanti. Non ti senti capace di pregare, allora corri a fare ciò che ti senti capace di fare. E forse proprio per questa tentazione di fuga che è necessaria la preghiera. Perché la preghiera offre la possibilità di scoprire i tuoi limiti, i nostri limiti, e di sperimentare la povertà più vera, quella della nostra anima, e di riconoscerci bisognosi di tutto. Si può sperimentare che ci si addice benissimo la beatitudine, beati i poveri. Capisci che sei povero e umilmente cerchi Dio e a Lui ti apri e ti rendi disponibile. Si può dire che la preghiera fa di noi dei poveri e ci spinge ad adottare l'atteggiamento di mendicanti che sperano tutto dall'amore di Dio. Ecco, se perseveriamo e non ci arrendiamo e non fuggiamo via, se esponiamo la nostra povertà allo sguardo di Dio, saremo capaci e felici di rimanere ai piedi del Signore e vinceremo in questo modo momenti tremendi anche di aridità. Di fronte alle difficoltà c'è quasi istintivo pensare che devono essere superate, devono essere vinte. E capita, dopo aver letto qualche brano della parola di Dio, che facciamo delle domande al Signore, ma non abbiamo delle risposte, bussiamo alla sua porta, ma questa resta chiusa. E così ci sembra logico e giusto non stare più a perdere tempo nella preghiera, perché il tempo potrebbe essere utilizzato meglio. Oppure speriamo di conoscere qualche presto o qualche altro metodo di preghiera, un po' più efficace. Invece bisogna stare nella preghiera e confessare la nostra incapacità, la nostra impotenza. Si tratta di attendere un dono, qualcosa rispetto alla quale non abbiamo alcun diritto. La grazia di Dio è gratuita e Dio non è capriccioso. Il fatto è che noi siamo troppo lenti a sgombrare il cuore per farlo entrare per la via che Lui desidera. Per riuscire nella preghiera si deve acconsentire anche a non sapere niente, a non potere niente, a non volere niente, per permettere a Dio di donarci tutto se stesso, il suo sapere, il suo potere e il suo volere. Ecco, l'orazione, la preghiera, è il tempo in cui noi prendiamo coscienza, finalmente e ancora, della nostra realtà di creature, del nostro essere dipendenti da Dio. È il momento in cui vi acconsentiamo felici.